ritorna il rischio MES, meccanismo europeo di stabilità. L'abbiamo fermato una volta, ma stanno lavorando per riportarlo avanti. Un'inchiesta giornalistica ha chiesto informazioni in Europa e gli è stato posto il segreto di Stato. Oggi il commissario Dombrovskis, in audizione al Senato, a precisa domanda su come fosse stato l'atteggiamento del presidente Conte e del ministri italiani, prima Tria e poi Gualtieri, non ha risposto. Ora, dato che prima o poi il rischio che questo fondo ammazza stati ritorni e abbia la nostra firma è presente, vogliamo avere chiarezza. Ecco, il fatto che Dombrovskis non abbia detto nulla può anche significare che non ci sono delle novità. Quali erano le scadenze che erano state date nell'ultimo dibattito che si era svolto qui alla Camera quando erano state votate le risoluzioni? Ma vede, non è questione di dire novità o meno, gli abbiamo chiesto per il passato. Gli abbiamo chiesto, dato che il giornalista ha chiesto giustamente i verbali dell'Eurogruppo e gli è stato posto il segreto di Stato, abbiamo chiesto che ci dica cos'era stato questo atteggiamento, perché dato che il mandato del Parlamento era di dire no, vogliamo sapere se questo no è stato detto o meno. Però non ha risposto, quindi non è per il futuro, è per il passato. Per il futuro sappiamo che manca la ratifica. Il Movimento 5 Stelle ci ha sempre detto che cambiava tutto, che non sarebbe mai passato perché bisognava prima modificarlo. Questo l'aveva detto anche il Presidente Conte, che attendeva la logica di pacchetto, quindi attendeva anche l'unione bancaria. Non c'è traccia né dell'uno né dell'altro. E non vorrei che adesso arrivasse a scatola chiusa la ratifica. E incidentalmente il Financial Times scriveva che se il PD avesse vinto in Emilia avrebbe forzato anche la firma del MES. Non vorrei che fosse questo il caso. Ecco, voi chiederete al governo di riferire in aula per essere più chiari rispetto a quello che non ha detto Dombrovskis oggi, o chiederete al ministro dell'economia dei chiarimenti, oppure solleverete soltanto una polemica parlamentare? No, non è questione di sollevare polemiche, la questione è di sapere che cosa andremo a fare, perché fino adesso è stata semplicemente rimandata la questione. Prima del prossimo Eurogruppo, prima dei prossimi appuntamenti europei, sarà obbligatorio avere le informazioni necessarie.